Cerchiamo già di guardare avanti e archiviare Empoli. Abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti gli aspetti, però ora arriva il Bari, una squadra giovane, sbarazzina, che di sicuro ci dà filo da torcere. Anzi, è una squadra molto organizzata che dobbiamo tenere comunque alta la concentrazione. E dobbiamo essere determinati come abbiamo fatto in questo avvio di campionato. Cerchiamo di volare basso perché comunque abbiamo fatto un ottimo avvio di campionato, però ancora non abbiamo fatto niente. Questo è un campionato lunghissimo, mancano mi sembra 35 partite, quindi lo sapete, è molto dura. Però siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. E ci godiamo comunque col sorriso sulle labbra e cerchiamo comunque di allenarci serenamente. Sinceramente, io penso che qui al Partenio con un tifo così penso che ci dà quella spinta in più da non temere nessuno. Quindi noi, soprattutto qui in casa, giochiamo sempre per vincere, anzi, andiamo anche fuori casa per vincere. Quindi io lo speravo, ma penso che tutta la squadra ci credeva. Di sicuro dobbiamo tenere comunque alta la concentrazione perché vincendo contro l'Empoli, che era la prima della classe, ti porta un po' a volare alto, però sappiamo i nostri limiti. Noi sappiamo quello che possiamo dare, ma di sicuro a livello di concentrazione e determinazione sarà lo stesso Avellino di sempre. No, io penso che il mister, come sapete, lavora 7 giorni su 7, da video a qualsiasi tipo di immagine, quindi lavora assiduamente col suo staff tecnico e ci mette comunque all'avanguardia su quello che possiamo, cioè i nostri avversari, quindi sappiamo vita e morte e miracoli di tutti e quindi penso che il mister metterà come sempre la squadra migliore in campo, visto i vari impegni passati e non. Si affronta come sempre con da veri lupi. Si affronta con una determinazione che ci sta contraddistinguendo in questo avvio di campionato. Qui non deve passare nessuno, quindi noi faremo la guerra, ma d'altro canto anche con un buon gioco dall'inizio fino al 95esimo. Di sicuro questo è un aspetto molto importante in quanto è giusto, non abbiamo comunque in qualche modo sfruttato la superiorità numerica, ma non perché, anzi, non abbiamo gestito nel modo giusto questa superiorità, quindi non abbiamo gestito comunque il pallone nel migliore dei modi, però questo non vuol dire che non abbiamo espresso comunque un bel gioco, anzi, penso che di conseguenza, se vediamo i numeri, sì, l'Empoli ha avuto il pallino del gioco anche il secondo tempo più possesso palla, però tiri in porta io non ho visti, quindi penso che lo sapete, chi la butta dentro quello vince, quindi penso che alla lunga questo Avellino ha meritato di vincere perché non vuol dire avere un uomo in più, vuol dire fare un gol in più. Quindi noi siamo stati attenti dall'inizio alla fine e penso che abbiamo meritato questi 3 punti.